La green economy is part of the solution, non è la soluzione. Io di questo sono totalmente convinto, quindi non dobbiamo creare false aspettative intorno alla green economy. Così come credo un'altra parola che tu hai utilizzato, transition, noi siamo in una fase di transizione e questo dobbiamo metterci in testa. Pari delle Masi sottolineava come noi abbiamo degli obiettivi a livello comunitario, il famoso 20-20-20, quindi ormai non possiamo scappare, che consente, potrebbe diventare a breve 30-20-20, perché si parla di aumentare, cioè quello che è il livello, l'abbattimento delle emissioni al 2020 del 20% di gas ad effetto serra, in particolare CO2, potrebbe a breve trasformarsi in 30%. E questo significa poi un impatto anche economico sui vari sistemi di paese che già hanno dato, e l'Italia è uno di quei sistemi di paese che già ha dato, che già ha aggiunto un livello di efficienza in molti comparti industriali assolutamente all'avanguardia, questo va detto. E quindi è un forte invito alla classe politica, un forte invito ai rappresentanti delle nostre istituzioni che quando andranno in sede comunitaria o riandranno, perché già sono andati molte volte, a rinegoziare gli accordi relativi alle tematiche ambientali, quindi ai cambiamenti climatici, tengano effettivamente conto di quanto questo Paese ha già dato. Questo credo che sia un aspetto importante. Certamente il mix è sbilanciato. Noi abbiamo oggi un mix che è completamente sbilanciato, come dicevi tu poc'anzi, sulle fonti fossili tradizionali, 84-85%. E quasi il 60% gas naturale, che significa grossi investimenti fatti negli ultimi anni, investimenti senza una politica energetica di lungo periodo, perché abbiamo costruito gasificatori, abbiamo raddoppiato, quadruplicato i tubi di importazione. Per emanciparci dai rifornimenti esteri bisognerebbe quindi sviluppare di più le fonti rinnovabili, investire molto di più su queste? Guardi, noi dobbiamo avere, per essere indipendenti sul piano energetico, non lo saremo certo nel lungo periodo perché l'Italia oggi ha più dell'80% dalle fonti fossili, cioè a dire da petrolio, gas, carbone, soprattutto gas oggi, il che è relativamente più positivo perché invece la parte, insomma, il gas è meno nocivo, però non c'è dubbio che dobbiamo favorire le energie rinnovabili. C'è il grande dibattito sul nucleare, che è un dibattito molto controverso, la mia opinione è che costa troppo, oltre ad avere un ciclo non ancora garantito dall'approvvigionamento allo smaltimento delle scorie. Costa troppo per un paese che ha le difficoltà economiche che ha l'Italia, spendere almeno 30 miliardi di euro per costruire delle centrali, forse tra 12 anni in Italia, con una tecnologia che può essere vecchia, non è convincente ad oggi. Vediamo, discutiamone senza ideologia, le rinnovabili, l'efficienza energetica, un buon risparmio energetico, già da soli possono fare un enorme miglioramento nell'edilizia, nei trasporti, creare molti posti di lavoro, e io penso che la cosa più importante sia lavorare per la manifattura. L'Italia è un paese che ha inventato tante cose, ha inventato cose straordinarie, ha delle produzioni di alta eccellenza, non solo di nicchia, spesso si parla delle caffettiere fatte in Italia, per carità sì, ma non solo, l'Italia produce anche nel comparto delle biotecnologie, delle nanotecnologie, produce in settori della meccanica più avanzata, delle cose fantastiche. Non lo facciamo abbastanza per la green economy, per l'economia ambientale. Bisognerebbe incentivare di più questo, e questo dipende anche dalla politica. Purtroppo in politica abbiamo avuto un ambientalismo troppo negativo che dava poco l'idea che con il verde si crei, verde l'economia, verde si crei posti di lavoro, grande avanzamento, un futuro più sano per tutti. E una forza politica nella destra in particolare troppo scettica, che dice alla fine questa cosa del cambiamento climatico è una balla. Non è una balla, è una cosa importante, e l'Italia può fare molto, può dare una mano, e credo che anche dibattiti come questi di Lecce aiutano a capirsi meglio. Un'ultima domanda, sono stata colpita e lei durante la sua relazione ha fatto una lista di tutti gli amministratori cinesi che hanno la caratteristica di essere ingegneri. Non è che per caso anche noi avremmo bisogno di politici competenti che parlino per cognizione di causa piuttosto che per slanci emotivi? È un argomento molto interessante e l'ho sollevato per questo, perché Platone
diceva 2500 anni fa circa, diceva ci vorrebbe una repubblica governata da filosofi. Oggi i cinesi hanno un potere, un sistema politico non democratico governato da ingegneri prevalentemente, e quindi sono in grado di fare in un anno, distruggere pezzi interi di territorio, decidere di fare 100 centrali nucleari, e le fanno, decidere di creare centrali idroelettriche o a carbone, ne fanno una a settimana, quelle inquinano molto. Però noi siamo una democrazia, allora sarebbe secondo me molto meglio avere dei politici competenti che studiano, anziché ripetere a pappagallo le cose che dicono gli altri, e sanno assumersi le loro responsabilità. Allora, durante la sua relazione ha detto che bisogna trovare trovare un equilibrio per sviluppare al meglio, per ottenere il meglio della green economy. In cosa consiste? Ma io ritengo che ci debba essere un bilanciamento tra la convenienza per le aziende ad investire e il costo per i contribuenti, quindi le politiche di sistema. Indubbiamente un sistema di incentivazioni serve a bilanciare il differenziale di costo fra fonti rinnovabili e fonti tradizionali che ancora c'è. Le rinnovabili hanno tutta una serie di ricadute positive per l'economia, per l'occupazione, per l'ambiente, hanno anche un costo non indifferente per i contribuenti. Ecco, bisogna trovare un equilibrio fra i due punti, tenuto conto anche delle condizioni non economiche che favoriscono lo sviluppo delle rinnovabili oltre agli incentivi. Bisogna tener conto anche che le strutture che abbiamo qui in Italia sono obsolete. Ma il problema delle strutture su cui in molti si sono cimentati è un fatto in un certo senso di evoluzione storica. L'infrastruttura delle reti è stato pensato per un sistema di generazione elettrico completamente diverso, cioè grandi centrali cosiddette di base load, quindi di produzione continua, e una localizzazione degli impianti che non sempre è coerente con la localizzazione del consumo della domanda. Le rinnovabili sono prevalentemente energia distribuita a impianti di taglia molto più piccola. Questo significa che è necessario un sistema di rete differente, quindi obsoleto forse è un po' riduttivo, perché in realtà è una questione molto complessa, è un'evoluzione tecnologica e deve essere tenuto nella fase di trasporto e distribuzione, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica nella fase a monte di produzione. Si è fatto riferimento ai costi aggiuntivi che la Finlandia deve sopportare per la creazione di una nuova centrale nucleare, ma qua in Italia è veramente conveniente prendere una centrale? Si sta pensando anche ai costi che potrebbero gravare sulla popolazione? Ma i costi del nucleare sono un tema estremamente complesso che varia in funzione dei siti, delle tecnologie, della localizzazione dove si realizzano le centrali. Sicuramente ha dei costi importanti, però credo che il discorso vada inquadrato nel tema complessivo di politica energetica, che semplificando al massimo potremmo dire di non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Indubbiamente noi soffriamo un rischio di approvvigionamento energetico dall'estero. Qualche anno fa dipendevamo per il 60-70% dal petrolio, oggi più o meno nella stessa percentuale dal gas. Questo è indubbiamente molto rischioso, soprattutto che per il fatto di dipendere da pochissimi paesi a livello mondiale. Quindi sicuramente c'è un fattore di costo importante sul nucleare, probabilmente il caso finlandese è un caso a sé stante con molte complessità, credo vada visto nel complesso di tutta la politica energetica nazionale. Si parlava di green economy, però a quanto pare non sarebbe la soluzione, l'unica soluzione. Ma noi oggi abbiamo sentito delle cose a mio avviso molto interessanti anche da parte dei colleghi americani. Innanzitutto abbiamo sentito il termine transizione, quindi siamo in una fase di transizione e siamo in una fase in cui la green economy è certamente una delle soluzioni, ma non è necessariamente la soluzione. Questo va detto in modo molto chiaro, in maniera da non creare delle false aspettative.